le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5. Rivelano che ci sarà spazio per la morte di ben tre personaggi, i quali usciranno di scena dal cast prima del gran finale di sempre. Complessivamente la soap opera turca è composta da 4 stagioni che andranno in onda sul canale Mediaset. Tra coloro che usciranno di scena, perdendo la vita prima del finale, ci sarà anche Yilmaz, il grande amore della vita di Züleyha. Nel dettaglio le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che per Züleyha arriverà il momento di dare una svolta importante alla sua vita e lo farà con il suo amato Yilmaz. I due saranno pronti a vivere insieme la loro favola d'amore, con tanto di consenso anche da parte di Demir, che deciderà di deporre l'ascia da guerra nei confronti della moglie e del suo nemico. Eppure il destino della coppia sarà ben presto segnato da una nuova tragedia. Yilmaz, infatti, perderà la vita in un terribile incidente stradale che si rivelerà fatale e lo porterà via per sempre dalla sua amata, spezzando quel progetto di vita insieme che avevano costruito nei minimi dettagli. Ma questa non sarà l'unica morte alla quale si assisterà nel corso delle prossime puntate turche di Terra Amara prima del gran finale. Le anticipazioni sulla soap opera di Canale 5 rivelano che anche Onkar andrà incontro a un triste destino. La mamma di Demir, infatti, dopo aver scoperto gli inganni di Beyce, deciderà di affrontarla a muso duro. Tra le due rivali ci sarà uno scontro infuocato, al termine del quale sarà Beyce ad avere la meglio. La perfida donna, infatti, ucciderà la mamma di Demir con un pugnale e metterà per sempre fine alla sua vita. Solo col passare del tempo si scoprirà la verità su quanto è accaduto e Demir riuscirà così a sapere chi è l'assassina di sua madre. Finale nefasto anche per lo stesso Demir? Le anticipazioni turche della soap opera Terra Amara rivelano che il ricco imprenditore verrà rapito da un gruppo di uomini armati, che faranno irruzione all'interno della sua villa e lo porteranno via, facendone perdere le tracce. Demir si ritroverà così vittima nelle mani di questo gruppo di banditi che metterà per sempre la parola fine alla sua vita. Il corpo di Demir, infatti, verrà ritrovato a distanza di tempo all'interno di un magazzino abbandonato e a quel punto non ci saranno più dubbi sul fatto che l'imprenditore sia stato assassinato.